Ciao ragazzi, oggi vi presento i tatuaggi della Svizzera Tattoo, tatuaggi fatti in America, pensati in Svizzera, ed eccoli qui anche in Italia da noi. Sono tatuaggi per bimbi ma anche per adulti, molto molto carini, tutti di design, realizzati da designer ad hoc, che per esempio è la serie degli Iliadi, perfetta quindi per feste, party, attimi, ma in feste di compleanno e via dicendo. Oppure ci sono tatuaggi per adulti, come questi geometrici, i baffoni, perfetti per papà, oppure anche tatuaggi, se vogliamo, classici, molto belli, come questi. Andiamo subito a vedere come si applica il nostro tatuaggio. Arrivano con queste schedine, molto molto semplici, andiamo a ritagliare il tatuaggio che vogliamo andare a inserire, ad esempio questo ossetto che con capellino, lo andiamo a ritagliare per bene in questo modo, dovete stare attenti ai contorni. Dopodiché dobbiamo anche togliere la pellicola che è presente sopra la schedina, solamente che serve a proteggere il tatuaggio. Fatta la pellicola, come vedete qua già appiccica un pochino, non toccate, andiamo a scegliere il posto dove andremo a tatuare il nostro tatuaggio e quindi lo inseriamo per ottenere la faccia verso il basso in questo modo. Quindi lo andiamo a inserire sul polso così, lo applichiamo ben bene forte e poi ci applichiamo sopra un panno umido in questo modo. Ora il panno umido va applicato per ben un minuto. Bene, insomma, non è tantissimo. Mi raccomando, state molto molto fermi e la vostra pelle, come vi dicevo, deve essere asciutta e pulita per avere la perfetta aderenza. Il tatuaggio durerà fino a 5-6 giorni. L'ho provato e devo dire che in effetti, pur lavandomi, mi assicuro che non mi sono lavato, il tatuaggio dura anche fino a 6 giorni. Aspettiamo un minuto e poi togliamo e vediamo l'effetto che fa. Ora è passato un minuto, andiamo a togliere il nostro... ed ecco qua il nostro orsetto applicato perfettamente, come vedete. Ok, io già tocco col dito e assolutamente non compare. Per renderlo più brillante ci ha anche consigliato di tamponare un pochino, devo dire che è venuto proprio perfetto. A questo punto possiamo ovviamente anche giocare con diversi tatuaggi e applicare all'orsetto uno dei fumetti in abbinata. Devo prendere il nostro fumetto, ricordatevi sempre, perché una volta mi è capitato di togliere la pellicolina, altrimenti quando si applica alla pellicola, e andiamo a scegliere dove far inserire il fumetto. A questo punto si toccherà inserirlo qui sopra, in questo modo, nella superficie qui. Sto un attimo sulla mia volontaria, la superficie deve essere, dicevamo, asciutta. In questo modo andiamo ad applicare il nostro tatuaggio, che si applica perfettamente anche su superfici fluide, ovviamente, essendo pensato con una carta molto molto leggera e flessibile. Aspettiamo un altro minuto. Ok, trascorso un minuto, adesso andiamo a togliere nuovamente il nostro straccio umido e vediamo che il tatuaggio si è applicato perfettamente e vediamo proprio che abbiamo il nostro orsetto con il fumetto in bella vista, è leggibile, lo assicuro, l'ho visto da vicino, è perfettamente applicato. Come vi dicevo, sul sito ci sono molti molti modelli. Adesso facciamo una navigata perché così vi mostro come funziona il sito web di Tattoo e veramente lasciatevi ispirare, perché è veramente divertente, facile da applicare e poi ovviamente potete giocare con il tatuaggio a vostro piacere. Ed eccoci qui sul sito di Tattoo. Come vedete abbiamo un grosso slideshow che ci mostra possibili applicazioni di tatuaggi. Andiamo subito dentro a vedere gli ultimi arrivati. Per vedere gli ultimi arrivati basta cliccare proprio qui su tatuaggi e vediamo i più recenti, che sono divisi in diverse categorie. Andiamo per esempio subito dritti a quelli delle feste. Questi sono ovviamente gli ultimi arrivati, perché sono gli ultimi modelli, quello degli indiani che vi ho mostrato anche nel video prima della parte precedente del video. Poi abbiamo anche quello dedicato alle principesse e ai principi, ma per vedere tutti gli ultimi modelli potete andare dentro lo shop. Andiamo per esempio a vedere la sezione bambini e qua ne vedete veramente moltissimi, volete, casette, robot e via dicendo, ce ne sono molti molti di più che potete scegliere per le vostre feste, i party o per qualsiasi occasione speciale. La cosa bella, ovviamente qua ci sono anche tatuaggi non solo per bambini, andiamo per esempio a quelli pensati per adulti. Poi c'è anche la sezione outfit con quelli scontati e via dicendo, no? Ecco qua quelli per adulti ad esempio. Ok, e ci sono anche tatuaggi che potete personalizzare voi stessi. C'è una guida passo passo che vi permette di caricare il vostro disegno per poi tenere un tatuaggio completamente personalizzato, ad esempio per un'occasione speciale che potrebbe essere il matrimonio. E qua vediamo alcuni esempi veri e propri fatti per matrimoni e ovviamente anche voi potete pensare di personalizzare il vostro per la vostra occasione speciale. Andiamo a vedere infine, torniamo sullo shop, quali sono le condizioni di spedizione e i costi. Diciamo, i tatuaggi costano
Vediamo ora un attimino che si carica. Ok, abbiamo preso il cucciolo dei bambini. Eccoci qui. Allora, vengono spediti ovviamente in tutto il mondo. Un tatuaggio può costare intorno, come vedete, quelli per i bimbi, il prezzo standard 6 euro. Dovete considerare che dentro ce n'è 2. E vi dicevo prima, eccomi qua. Spedizione in tutto il mondo, c'è anche la spedizione gratuita se spendete più di 20 euro, per cui potete fare un acquisto cumulativo oppure pensare a una serie di tatuaggi per una festa. Per un acquisto singolo, se, oppure se non arrivate ai 20 euro, ecco qui 1 euro per la Svizzera, 3 euro per il resto d'Europa, tra cui anche l'Italia. Ovviamente il team è molto gentile, sono ragazzi, come si dice, sono veramente simpatici e potete scrivergli per qualsiasi informazione. E io vi saluto al prossimo video, se avete informazioni, domande, commenti potete scrivermi qui sotto questo video su YouTube, mentre ci vediamo nei prossimi video, sempre qui, se potete e volete, potete iscrivervi qui sopra al canale di giochi per bambini e ragazzi. Io vi aspetto alla prossima, ciao ciao, Davide!